Soldati di terra e di mare, l'ora solenne delle rivendicazioni nazionali è suonata. Assumo oggi il comando supremo delle forze di terra e di mare, con sicura fede nella vittoria che il vostro valore, la vostra abnegazione e la vostra disciplina sapranno conseguire. Ora che tanti uomini sono via e manca alle famiglie dei lavoratori il loro appoggio, più che mai le donne sono costrette a lavorare e a farsi sfruttare e devono quindi sentire il bisogno di stare unite. Uomini, il nemico che vi accingete a combattere è agguerrito e degno di voi. Tutti patrioti, tutti fautori della guerra, compresi quelli che combattono al fronte, vanno dicendo e dimostrando che la presente guerra è fatta proprio per uccidere la guerra e che essa sarà l'ultima che la storia dovrà registrare. Favorito dal terreno e dai sapienti apprestamenti dell'arte, il nemico vi opporrà tenace resistenza, ma il vostro indomito slancio saprà di certo superarla. Io sento un canto stonato in tutte le lingue, in tutte le voci. Noi siamo fratelli, noi siamo uguali. A voi la gloria di compiere l'opera con tanto eroismo iniziata dai nostri padri. Che avviene? Dal sangue pure sorge un esercito infinito di uomini. Ma non son dunque morti? A voi la gloria di compiere l'opera con tanto eroismo iniziata dai nostri padri. Ho riaperto gli occhi. Il sogno di sangue continua.